Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. In questo video ti spiego come procurarti Linux Mint, creare un supporto avviabile e poi come preparare il PC per installarlo a fianco di Windows in dual boot, una modalità che consente di far coesistere due differenti sistemi operativi scegliendo di volta in volta quale avviare all'accensione del computer. Parte delle istruzioni in questo video si applicano anche nel caso più semplice in cui tu voglia Linux Mint come unico sistema operativo, ma se vuoi far coesistere Windows e Linux Mint, il sistema operativo Microsoft deve venire installato per primo. Ovviamente il primo passo è quello di scaricare l'immagine ISO di Linux Mint. Se vuoi saperne di più sulle edizioni di Linux Mint, puoi vedere il relativo video. Se già conosci Adobe un programma per la condivisione di file torrent, ti consiglio vivamente di ricorrere a questo metodo per scaricare il file ISO per le maggiori garanzie di integrità del file scaricato. Per garantire l'integrità e l'autenticità è raccomandabile verificare il file. Dalla pagina di verifica della ISO di Linux Mint trovi le informazioni per tutte le edizioni. Da Windows 7 in poi è stato introdotto un meccanismo chiamato avvio rapido che allo spegnimento del computer non lo arresta davvero, ma lo mette come in ibernazione, in una sorta di sonno profondo per rendere più rapida l'accensione successiva. Questo accorgimento impegna però l'hard disk in modo tale da renderlo inaccessibile dalla partizione di Linux. È quindi necessario disattivare questa funzione in modo da arrestare di nuovo il sistema allo spegnimento del computer. Anzitutto clicca su Start e comincia a digitare alimentazione per richiamare le impostazioni di alimentazione e sospensione e clicca o premi invio per entrare. Sul lato destro della finestra che si apre cerca e clicca impostazioni di risparmio energia aggiuntive. Nella finestra successiva, sul lato sinistro cerca e clicca su specifica comportamento pulsanti di alimentazione. Dovrai verosimilmente cliccare prima sul collegamento modifica le impostazioni attualmente non disponibili. A questo punto potrai togliere il segno di spunta dalla prima delle opzioni di arresto elencate, cioè attiva avvio rapido. Puoi lasciare le altre così come sono. Ricorda di confermare la modifica cliccando su Salva cambiamenti. A questo punto, mi raccomando, è fondamentale che tu non proceda ad un arresto, ma ad un riavvio perché la modifica abbia luogo. Successivamente l'hard disk sarà sempre disimpegnato da Windows all'arresto e questo consentirà l'avvio di Linux. Supponendo che il tuo PC sia già avviato con Windows ed installato sull'unità C, dovrai fare in modo che parte dello spazio di tale unità venga sottratto a Windows e separato, così Linux si posizionerà su questo spazio senza compromettere l'installazione Windows. Linux Mint non avrebbe neppure bisogno di trovare spazio non allocato perché l'utilità di installazione, rilevando la presenza di Windows, è in grado di sottrarre lo spazio richiesto in modo semplicissimo. Puoi anche fare così, ma al successivo riavvio Windows potrebbe avere bisogno di adattarsi e risultare lento e indaffarato finché non ha terminato. Clicca su Start e comincia a digitare Disco perché venga mostrato e selezionato il programma che crea e formatta le partizioni disco. Premi Invio o clicca per avviare il programma. Ovviamente l'hard disk deve essere sufficientemente capiente da poter riservare di RAID non meno di 30 o 40 GB a Linux. Clicca con il pulsante destro sull'unità C e seleziona Riduci volume, indicando, come suggerito, almeno 35.000 MB, e clicca sul pulsante Riduci per avviare il processo di ridimensionamento della partizione. Al termine della procedura sarà mostrato un nuovo spazio non allocato. A questo punto devi creare un supporto avviabile con il nuovo sistema operativo. A meno che tu non abbia a disposizione un PC con già installato Linux Mint o Ubuntu, che rendono immediata la creazione di una chiavetta USB avviabile, dovrai masterizzare in DVD il file ISO oppure scaricare un programmino gratuito che consente di passare il file su una chiavetta USB in modo particolare. In entrambi i casi vogliamo ottenere come risultato che, al successivo riavvio, il PC venga avviato con Linux Mint in modalità cosiddetta live, proprio dal DVD o dalla chiavetta, e non dall'unità dove risiede per ora solo Windows. Ti consiglio di provvedere alla creazione del supporto di installazione con il medesimo computer su cui vuoi installarlo. Se vuoi farlo con un dispositivo diverso, devi avere certezza che entrambi adottino il medesimo sistema di partizionamento, MBR o GPT, altrimenti il PC su cui vuoi fare l'installazione potrebbe non riuscire ad avviare il supporto. Per masterizzare adeguatamente il file di installazione di Linux Mint, inserisci un DVD vuoto nel masterizzatore, clicca con il pulsante destro sul file ISO e seleziona l'opzione Masterizza immagine disco. Ti suggerisco di attivare la verifica del disco dopo la masterizzazione. Per creare una chiavetta live USB con le stesse funzionalità, il programma gratuito da scaricare, più semplice che conosco in ambiente Windows, è Balena Etcher. Una volta scaricato il file, avvia l'installazione, accetta le condizioni di utilizzo e attendi il completamento. Devi anche inserire nel tuo PC una chiavetta USB di almeno 4 GB.
L'installazione dovrebbe aver poi posizionato l'icona di Etcher sul desktop. Avvialo. Clicca Flash from File, naviga fino alla cartella in cui hai salvato il file di Linux Mint, clicca e conferma con Apri nella finestra di selezione. Identifica il drive di destinazione, ovvero la chiavetta che dovrebbe essere già selezionata. Fai molta attenzione all'unità che selezioni se ci sono più chiavette o hard disk USB collegati. Clicca su Flash per avviare l'operazione e attendi il completamento che potrebbe richiedere qualche minuto. Bene, ora hai una chiavetta che ti consente di avviare il computer con Linux Mint per installarlo. Come vedi, non consiglio di eliminare Windows se non hai mai provato Linux Mint, ma se vuoi spianare il computer e usare solo Linux Mint, puoi saltare le operazioni sull'avvio rapido e l'allocazione dello spazio. Prima di passare all'installazione, ti consiglio di semplificare l'hardware. Disconnetti temporaneamente dal PC tutte le periferiche eccetto mouse, monitor e tastiera se si tratta di un computer fisso. Se adoperi un hub USB per aumentare il numero di porte, ti consiglio di disconnettere anche quello e di montare le periferiche principali direttamente nelle porte del computer. Ti ringrazio per il tuo tempo, ti invito ad iscriverti al canale per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ricorda di visitare il blog nelle cui guide trovi tutti i link ed informazioni in forma anche più estesa. Ciao!